L'Olocausto, tragedia europea, nessun paese del vecchio continente fu risparmiato dall'esperienza dello sterminio. Dal Belgio 25.000 ebrei furono deportati ad Auschwitz. L'inviata Maria Gianiti ha incontrato uno dei pochi ad essersi salvato. Una piccola bambola di pezza, ritratti di una giovane coppia, una lettera di saluto, senza sapere che si sarebbe trattato di un addio. Tracce di un passaggio in una caserma militare di Malina. Da qui, più di 25.000 ebrei, assieme a qualche centinaio di Sinti e Rom, partirono per essere deportati ad Auschwitz. Pochi riuscirono a tornare. Oggi la caserma è un memoriale. Un'intera parete è tappezzata delle foto di chi è passato da qui. Quelle in giallo ritraggono e segnalano chi è sopravvissuto. E tra di loro c'è Simon Gronowski. Avevo 11 anni quando la Gestapo mi catturò, ci racconta. Sono stato portato alla caserma di Dossan assieme a mia madre e a mia sorella. Ci siamo rimasti un mese. Tra i ricordi più cari per Simon, alcune foto. Quella del padre, giovane militare polacco, poi lui piccolo, assieme alla mamma. Simona si salvò perché il suo treno venne fermato da un gruppo di partigiani. Alcuni vagoni vennero aperti, anche il suo, e la madre lo spinse giù. Io sono saltato per obbedire a mia madre. Se mi avesse detto di rimanere con lei, sarei morto. Sono stato vittima dell'odio, ma non provo odio. Nonostante tutto, credo nella bontà dell'animo umano.